Eccoci. 5 becomes 4, becomes 3, becomes 2, becomes 1, becomes nothing. Non ci credo. Vabbè, avevo veramente un setup incredibile. Tutti quei cuori, cioè, non potevo perdere. Oh no, si è buggato, non ci credo. Sì, ragazzi, l'ho dovuto rifare. E ci sono riuscito di nuovo. Non ho parole. Non avevo un setup come quello di prima. Non era male come setup. Ma ce l'ho fatta. Eccoci qua. È passata la notte. Siamo nuovamente in giornata. E devo provare assolutamente questa cosa. Cuciniamo un paio di cibo. Un paio di cibi. Non inteso come piccoli, no? I cibi. Sì, lo so, ragazzi, devo fare battute perché ancora sono un po' incazzato rispetto a quello che è successo prima, che mi è crashato, che mi è praticamente crashato così a caso. Ah, non mi fa mangiare. Non mi fa mangiare proprio, quindi... Ok, quindi non lo posso fare. Sì, non posso mangiare, ok, ci hanno pensato a questa cosa. Vabbè, ci sta. Ci sta. Ci sta tantissimo questa cosa. Allora, c'è un follower che mi è diventato vecchio. E questa cosa non va bene. Allora, io rituali in realtà non ne farei, perché sono messo abbastanza bene. Farei solo un sacrificio, dato che c'ho il follower anziano lì che desidera ardentemente di essere sacrificato, e quindi noi lo accontentiamo perché noi siamo delle divinità generose. Noi siamo delle divinità generosissime, quindi facciamo questo. E aumentiamo un po' la nostra fede. Allora, detto questo, io direi di andare ad aprire l'ultimo bioma. Visto che tanto ormai dobbiamo andare ad aprire l'ultimo bioma. Abbiamo 21 follower, che è comodissimo. Prendiamoci qualche amichetto. Ecco, questo che mi dà Better Health Drops. Anche se in realtà non ne ho bisogno magari nelle prime run, ma non so com'è combinato effettivamente. Poi, shoot, questo qua è ottimo. Cooldown ridotto per lo sparo. Che questi sono comodi, quelli che sparano. E adesso ci vorrebbe quello del cuore, no? Guadagna più fervor. Dovrebbe esserci quello, ecco, more heart starting. Esatto, questo è ottimo. Ecco, questi demoni più forti, questi demoni già di livello superiore, ti aiutano tantissimo. Veramente ti aiutano tantissimo. Allora, la fame direi che è buona. Direi che comunque la fame è buona. Il lavoro qui sta andando alla grande. Tu cosa vuoi, mo? Sono malati, sì, accettiamoli. Allora, qui rifilliamo tutto. Tanto col rituale dei soldi che posso fare non è veramente un problema. I lingotti però mi servono. Allora, questo lo portiamo. Che però è malato, quindi devo... Esatto, devo praticamente farlo andare a letto. Tu hai delle buone stats, quindi... Almeno una volta ogni tanto c'è qualcosa di buono. Così ne abbiamo sacrificato uno e praticamente ne abbiamo guadagnati due, quindi... Ok, tu sei tornato sano e salvo. Safe and sound. Ti faccio dormire, perché è giusto così. E prendiamo la ricompensa dal nostro amichetto. Risale di livello, ottimo. Prendiamo devozione. Ok, perfetto. Abbiamo la fede praticamente al massimo.
C'è la fame che è un pochettino ancora bassa e non capisco il perché in realtà. Non riesco a capire il perché la fame effettivamente sia bassa. Ok. Questi sono i tre alimenti che alla fine del gioco praticamente cucineranno tutti, perché vi consentono di fare questo cesto di frutta, o comunque questo cesto in generale di diciamo di cibo vegetariano, vegetale, quello che è soltanto positivo e permette di incrementare la lealtà. Quindi vi fa praticamente farmare livelli come se non ci fosse un domani. Questo invece... Ma sì, dai, cuciniamo tutto. Ok. Mi prendo un po' più di tempo per cucinare il pasto buono, perché se si attiva l'effetto guadagnare 50% di loyalty è veramente tanta roba. Ah, a proposito, approfittiamone anche perché dobbiamo visitare una nuova zona che abbiamo sbloccato, ovvero la caverna di Mida. Non so cosa ci sia qua dentro, quindi ve la voglio far vedere. Soldi? Ci sono altri rituali, altre cose qua forse? Abbiamo un visitatore. You can meet the standards welcome, if not, please look around. Qua sicuramente ci saranno tipo cose che costeranno 667 miliardi. Ecco, qui è dove noi ci fidiamo del nostro prezioso oro. Ah, devo donare... Sì, va bene. Tanto ne ho tanti di lingotti. Mica meno male che li ho fatti. Do anche i soldi. Oh, come back in 3 days. Ah, attenzione. Qua invece non c'è sold out, non c'è niente che possiamo prendere. Quindi hanno accettato la mia ricompensa, bisogna ritornare tra 3 giorni. Questo invece cos'è, un altare d'oro? Plenty of devotion from your followers for free, but surely you can offer your you our devotion for a great price. Ah, ecco, possiamo prendere praticamente devozione per soldi. Cioè, proprio qua è la compravendita finale. Proprio il best. Qua lingotti. When killed, resurrect with un cuore. Addirittura qua costano lingotti le carte. Dead enemies body explode, damaging other enemies. Questo non sarebbe cattivo. Drop black ichor on hit. In realtà ho proprio esattamente 40 lingotti, quindi posso prenderle tutte e tre le carte. E credo che lo farò, perché cioè devo completare praticamente le carte. Me ne mancano 6, quindi le prendo tutte. Questo è ottimo però, The Deal. Quando ucciso viene resuscitato con un cuore, quindi senza sacrificare follower. Quindi vieni resuscitato gratuitamente. Questa è un'ottima carta. Oh, non l'ho fatto apposta avere i lingotti, non lo sapevo, vi giuro. Ok, questo invece è quando esplodono i corpi nemici che... Ok, quindi mi mancano 4 carte in totale. Ok, mi mancano 4 carte. Questo invece cos'è? Sacrifice follower? Probabilmente me lo fa sacrificare per soldi. Per darmi soldi in cambio. Qua devo tornare tra 3 giorni, che mi dà la ricompensa. Non so, probabilmente lo vedremo insieme a sto punto. Ma a sto punto facciamo una bella cosa. Sacrifichiamolo un follower, dai. Per la scienza, facciamolo per la scienza. Allora, c'è questo che in realtà sarebbe malato. Lo potrei vendere, ma a 26 anni mi sembra. Quello ha 51 anni, ma lui se non sbaglio è un buon demone. Va bene, sacrifichiamolo. Per la scienza, mi dispiace, lo dovevo fare. Eccolo, vedi? Viene trasformato anche lui in oro. Molto meglio.
Ah, se mi aiuti a crescere la collezione. Ecco, mi ha dato un pezzo di mantello. Ora possiamo sbloccare un altro mantello. Figata. Quindi se sacrifico follower mi dà pezzi per il mantello? Oddio, qua questa compravendita è pericolosissima per me. Assolutamente pericolosissima per me. C'è poco da scherzare. C'è veramente poco da scherzare per me qua. Allora, riprendiamoci qualche lingotto, che qua ovviamente stiamo un po' scarseggiando come lingotti. E va bene, io per ora credo che... Beh sì, vorrei andare ad aprire la nuova zona, giusto per farvela vedere. Anche se stiamo registrando parecchio, ma Cult of the Lamb purtroppo prende tanto tempo. Prende veramente tanto tempo per registrare un episodio. Prende veramente, veramente tanto tempo. Qui nel frattempo hanno riempito i cessi. Probabilmente con la carne che io ho cucinato prima. Anzi, ne sono abbastanza certo in realtà. Allora, otteniamo altre... Allora, per quanto riguarda la devozione, in realtà sicuramente non pagherò niente. Perché devozione la farmo molto velocemente. Non è un grosso problema. Veramente non è un grosso problema. Ok, è passato un giorno, quindi tra altri due giorni potrò vedere la nostra ricompensa arrivare. Potrei fare un paio di rituali in realtà. Sì, potrei fare un paio di rituali. Così, giusto per salutarci... Giusto per salutarci. Allora, sblocchiamo un altro mantello. Questo qua che mi potrebbe essere interessante, il Glass Cannon, dove praticamente le nostre maledizioni sono più forti a discapito dei nostri danni melee. Però io ovviamente non lo voglio equipaggiare adesso, io voglio assolutamente equipaggiare, ecco, queste, le quattro carte all'inizio che sono, che è praticamente il mio preferito come mantello. Facciamo assolutamente il rituale dei soldi. Così mi fa pagare, faccio fare le sub ai miei followers. Eccoci qua. Anche se scende un po' di fede, però ci sta. Anche quella della fame potrei fare, attenzione, questo è molto comodo in realtà. E allora facciamo il rituale per far crescere tutto subito. Così possiamo ripiantare praticamente tutto. E posso smaltire più semi. Che è comoda come cosa. Ploffede. E nel frattempo aumenta anche un po' di fede. Che schifo non ci fa ovviamente. Altro rituale. Lavoro duro per 3 giorni di fila. Faccio anche quello della devozione generata più velocemente. Ah no, devo fare anche quello della fame, eh. Non so se mi bastano le ossa. Devo vedere se mi basteranno le ossa. Fatemi vedere. 37 e 37 fanno 74. Quindi sì, mi bastano. Vedete che combo che si può fare? Questa è una combo pazzesca di rituali che si possono fare in endgame. E tra l'altro io ho sbagliato combinazione perché ho praticamente i funghi che mi faranno ammalare. Purtroppo quando faccio il rituale dei funghi mi faranno ammalare. Però la cosa positiva è che quando si riprenderanno avranno il 10% in più di mano d'opera, quindi saranno molto più veloci nel fare le robe in generale. Vedete, ho perso praticamente tutta la fede, ma noi la ripristiniamo così. Vedete, e praticamente non perdiamo, è come se non avessimo perso nulla. Comodissima questa combo. Non so ragazzi, dovrei valutare effettivamente se non averli malati, ma col 10% in meno di lavoro forse producono di più.
perché non perdono praticamente il tempo della malattia in realtà. Vedete, perché ora praticamente... Ah, eppure... Oddio, solo 7 se ne sono ammalati, eh. Se li riesco a prendere tutti al volo... Ecco, mandiamoli tutti... Esatto, a farsi curare. Qua mettiamo tutte le piante così... si curano più velocemente. Esatto, qui stanno iniziando a raccogliere tutto. Ecco, bravi, raccogliete tutto e piantate tutto. Tu cosa vuoi? No, assolutamente no. No, come monete siamo messi benino. Allora, qui adesso però produciamo legna e pietra perché è da un po' che non ne stiamo producendo e la cosa va male se non produciamo... Se non produciamo pietra e legna, anche perché poi devo recuperare praticamente altro denaro poi quando potrò rifare il rituale. Quindi per ora andiamo così. E va bene, andiamo ad aprire la nuova zona e dopodiché ci salutiamo. Io vado a sfidare anche gli altri a Knucklebones, perché devo sfidare gli altri a Knucklebones. Gli altri NPC che ho trovato e farmi un giro, vedere un pochettino le cose che posso e non posso fare e via. Ah, ma posso già entrare? Ah, allora vediamo cosa succede. Pensavo non mi facesse entrare così direttamente. The Gateway. Ma mi fa cominciare così? Performe rituali, 20 follower, io ne ho 22, quindi... Ma è così proprio boss diretto? Oh! Questo assolutamente, ho rotto. Merciless Hammer. Vampiric Sword. No, no, la Vampiric Sword. Tutta la vita. Questo setup mi piace. Oh, ma guarda che bellezza. No, ragazzi, questo lo dobbiamo vedere assolutamente. L'episodio verrà lunghissimo, ma... pieno di roba. Ritorna a me e abbraccia... la fine che ti aspetta. Con questo ultimo sacrificio, il mio più fedele follower sarà liberato. Finalmente sarò libero. Vieni e sdraiati qui, cioè inginocchiati qui ai miei piedi. Oh no, ma che sta succedendo? Inginocchiati per essere... per... Oddio! Accetta o rifiuta? Ma quindi ci saranno due finali? In base se accetto o rifiuto? Quello nel frattempo che mi porta cuori. Secondo me se mi rifiuto... combatto. Mi rifiuto. Quindi mi hai tradito. E hai reclamato la corona è mia. Maestro, permettimi. Oh. Oh. Oh cacchio, non me lo immaginavo. Oh no ragazzi, io non me lo immaginavo sta roba. Non me lo immaginavo sta roba.
Madonna quanto è forte sta maledizione. Ah minchia, mi ha colpito. Porca... Oh, ma come... Scusa, ma che qualche raggio ha? Ok, e il primo è andato. Quindi ora c'è anche il secondo. Allora, 1, 2, 3. Ok. Anche tu spari. Oh, ma tu sei velocissimo però. Allora, 1, 2 e 3. Beh, se il tuo moveset è questo, caro mio, sei molto deludente. Vabbè, se il tuo moveset è questo, veramente... Oddio, che è facile questa. Credi di essere vittorioso? Credi di essere al sicuro? Non dimenticarti che tu appartieni a me. Dopo, e anche dopo che ti avrò ucciso, la tua pena non avrà fine. Non puoi sfuggire da me, nemmeno dopo la morte. Lo sapevo. E lo sapevo che era lui il boss finale. The one who waits. Già. Ok, quindi mi lancia prima le 4. Ah, ma lui spara solo? Oddio. Ok, le catene sono 3. Attenzione se mi lancia le palle. Vabbè, queste sono easy. 1, 2. Oddio, solo 2. Andiamo come boss finale. Se è solo questo il moveset, veramente deludente. Eccoci. Vabbè, ma questo setup è rotto. L'ho disintegrato, mischino. Seconda fase. Credi di avermi sconfitto? Pensi che sia tutto qua quello che io sono? Credi di essere superiore ad una divinità? O a Dio, in questo caso? Eccola la vera forma. Porca. Tu sei corrotto, falso idolo. La tua corruzione non ha... Cioè, sulla tua corruzione non c'è dubbio. Oddio, i follower, i miei follower. Vi salverò. Oddio. Gli occhi che volano. Oh cacchio.
Lo so, quando, Madonna, quando spawnano il fuoco, però così da sotto sono veramente infami. Sono veramente infami. Non, cioè, non lo dovrebbero fare così, in realtà. Almeno, secondo me, questa è una cosa che dovrebbe essere corretta. Perché non possono spawnarmi il fuoco subito così. Ok, un occhio l'ho distrutto. Qua intanto mi c'è fervore che vorrei... Ah! Aia, aia! Sono due danni di fila in una maniera veramente allucinante. Fate attenzione qua. Ok, quindi uno l'abbiamo ributtato a terra. Ok, un occhio fatto fuori. Oh cazzo. Attenzione. Ok, uno, due, tre. Non ci credo che è solo qua. Uno, due. Attenzione. Uno, due, tre. Ok. Quindi ora sei senza occhi. E mo? Questo è tutto fervore. Sì, ma non me lo fa raccogliere. Ah, è praticamente così, eh? Morto? Do no evil. Oddio, ma anche lui è... Maledetta... Maledetta pecora. Sono alla tua mercé. Sei un dio vendicativo o un codardo, diciamo, o un codardo risparmiatore, cioè merciless sarebbe tipo colui che ti risparmia, no? Ah, posso decidere se salvarlo o ucciderlo. Beh, questa è una run totalmente cattiva. Quindi non sei tanto diverso da me allora. Sei diventato quello che sono io. Ah, trofeo per aver ucciso colui che aspetta. Ah, certo, adesso c'è la curiosità di vedere. La curiosità di vedere cosa sarebbe successo se avessi risparmiato. O se io mi fossi sacrificato addirittura. In 82 giorni siamo riusciti a chiudere Cult of the Lamb, eh? Non più come servante, come servitore, e neanche meno come un dio. Wow. Quindi questo tecnicamente è la fine di Cult of the Lamb? Siamo arrivati alla fine? Ok, andiamo veloci.
Voglio vedere cosa c'è, se c'è dopo qualcosa, ma penso di sì, cioè io so che c'è una modalità, esatto, per farti gestire praticamente l'attività. Ecco, puoi continuare comunque. Ah, ma probabilmente mi ha riportato praticamente dall'inizio, cioè da prima che affrontassi The One Who Waits. Oh, se è così, sì, fighissimo. Ci andiamo a vedere anche l'altro finale a questo punto. E molto probabilmente questo episodio lo dividerò in due. Perché ho registrato veramente un casino. Eh sì. È anche vero che dovrei andare a vedere se c'è la ricompensa qui, nella caverna di Nida. Anche se in realtà dovevano passare 3 giorni. Se non... Quindi non sono passati 3 giorni. Infatti torna tra 2 giorni. Beh, ma a sto punto possiamo vedere l'altro finale? Cioè, se io mi faccio sacrificare? Beh, se è così. Se è così, top. Allora, sembra tutto identico, in realtà. Sembra tutto identico. Ovviamente vi do la dimostrazione che appunto il gioco è in modalità extra hard, quindi abbiamo chiuso tutto in extra hard. Ah, non posso fare più il rituale. Non lo posso fare più il rituale. Non posso più andare. Cacchio! Quindi non posso vedere l'altro finale a meno che, cioè, non lo faccia di mia mano. Cioè, devo rifare praticamente tutta la partita per l'altro finale. Oh, cacchio. Beh, magari lo prenderò, vediamo se c'è qualcun altro, lo prenderò probabilmente da un altro canale e lo aggiungo a questo. Giusto per farvi vedere entrambi i finali. Anche perché credo che ci sia proprio un vero e proprio finale se tu ti sacrifichi nei confronti diciamo, della divinità, no? Di colui che aspetta. Sono abbastanza convinto ci sia. Sono abbastanza convinto ci sia questo finale. Questo secondo finale. Va bene, allora ragazzi, io direi che per il momento posso staccare perché abbiamo letteralmente finito Cult of the Lamb a 82 giorni. Vi allegherò magari il finale del sacrificio insieme a questo finale che abbiamo fatto insieme. Io ovviamente vi ringrazio per essere stati con me. Spero che ovviamente tutto il gioco vi sia piaciuto, anche i miei piccoli consigli, i miei piccoli, diciamo. In generale, i miei consigli e tutto quello che ho fatto vi sia stato d'aiuto anche per magari imparare qualcosa del gioco e approfittarne, ovviamente. Fatemi sapere qual è stato il vostro finale. Fatemi sapere quale culto avete scelto. E detto questo, ci ribecchiamo come sempre con una prossima serie. Grazie ancora a tutti per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!